Ciao e benvenuti in questo nuovo video dedicato al firewall Cisco ASA, o ASA in italiano. ASA sta per Adaptive Security Appliance e nella foto ne vedi alcuni esempi. Per capire come configurare un firewall, in questo caso un Cisco ASA, dobbiamo capire come vengono chiamate le interfacce. Cisco ASA richiede di dare un nome all'interfaccia e un livello di sicurezza. Praticamente il traffico può viaggiare dal livello più alto verso quello più basso, ma mai viceversa. Se guardi la foto, la figura qui sotto, noterai che l'ufficio, l'office LAN qui, il security level è 100. Internet, che è rappresentato dalla nuvolina, security level 0. Quindi l'ufficio, i computer dentro l'ufficio possono iniziare una comunicazione verso internet, ma mai chi è fuori dalla rete interna, quindi chi è dentro internet, può iniziare una conversazione o una comunicazione verso l'interno. Guardiamo un attimo il livello di sicurezza 50, che solitamente è data la DMZ. DMZ è l'area dove ci possiamo trovare un web server e un mail server. Quindi, impostando un NAT statico, oppure se preferisci NAT 1.1, e delle access list, possiamo consentire agli utenti esterni, quindi quelli su internet, di accedere a questi server. Qui in figura abbiamo un computer con un IP statico collegato all'interfaccia E1 con un IP 192.168.16.1/24 e E2, che è l'interfaccia dove è collegata all'interfaccia outside con il DHCP. Poi più avanti vedremo come si configura. I comandi base, interface, specifica l'interfaccia con la quale dobbiamo lavorare, name if, ci consente di dare un nome, ad esempio inside o outside, security level, ci consente di specificare il livello di sicurezza, IP address, ci consente ovviamente di specificare il nostro IP, oppure un DHCP, sotto la nostra interfaccia. La VLAN ovviamente ci consente di specificare la nostra VLAN, l'Object Network e il NAT, che vanno insieme, vengono utilizzati per la configurazione appunto del NAT. Root è dove viene impostata la rotta di default. I comandi delle interfacce. Qui vedi come viene configurato la configurazione base per un'interfaccia, quindi interface gigabit 00, IP address DHCP setroot. Setroot sta a significare che il firewall imposterà automaticamente la default root, no shutdown. Interface gigabit ethernet 01, no shutdown. Interface gigabit 0/1.16, che in questo caso rappresenta la nostra VLAN. Questo 16 è un numero, è soltanto un numero, non è influente sulla VLAN, potrebbe essere anche 50 per esempio. Poi specifichiamo VLAN 16. Name if inside, IP address 192.168.16.1, subnet e poi root outside, in questo caso è la root, il gateway del mio emulatore. Poi dopo configuriamo il NAT con Object Network, io qui ho scritto il nome del network, quindi 192.168.16.0, poi Subnet e il NAT Inside Outside, quindi gli dico che dall'interno deve andare verso l'esterno con un'interfaccia dinamica. Adesso andiamo a vedere come lo si configura nella realtà. Io personalmente vi consiglio GNS3 o EvenG, che è questo software, scritto NG. Allora, qui abbiamo il nostro firewall, Cisco, uno switch e un PC. Quindi apriamo la console del nostro firewall, che è questa. Scriviamo enable, password nessuna, conft, no. Ok, interface G00. No shut, e gli diciamo IP address DHCP setroot invio, name if outside side,
qui vedi subito un messaggio: info security level for outside set to 0 by default. By default, con scrivendo outside, lui mette il livello più basso, che è lo 0. Poi a questo punto scriviamo interface G0/1 no shut, interface G0/1.16 VLAN 16 name if inside, e qui ancora una volta info security level for inside set to 100, qui è 100 by default. Poi a questo punto andiamo a configurare il NAT. Scriviamo object network, scriviamo net tino, mi sono dimenticato l'IP, scusate. Interface G0/1.16, mi sono dimenticato l'IP perché nella mia mente avevo già dato 192.168.16.1.255.255.255.0. Quindi object network net 192.168.16.0 invio. Poi a questo punto gli diciamo subnet 192.168.16.0.255.255.255.0. Poi andiamo a configurare il NAT, aperta parentesi inside, virgola outside, chiuso, dynamic interface. E la configurazione base è fatta. Adesso andiamo a configurare il nostro PC. Apriamo la nostra console. Se parte, se non parte, lo spegniamo e lo riaccendiamo. Perché a volte fa così. Allora, eccolo qui. Scriviamo IP 192.168.16.10/24 192.168.16.1. Poi dopo gli schiamo IP DNS e gli diamo Google. Adesso controlliamo se riesco a pingare l'interfaccia del gateway. Quindi punto 1, perfetto, la pingo. Adesso andiamo a vedere se riesco a pingare internet. 888.8. Vediamo un attimo. Il ping potrebbe essere che ti dice così perché non è abilitato nel firewall. Di default il ping viene bloccato. Proviamo a fare Google, forse lo riceve meglio. Google non lo pinga, come puoi vedere, ma qui ti risolve l'indirizzo IP, quindi in teoria lo vede, altrimenti ti direbbe host non raggiungibile. Tanto per fare la prova del 9, possiamo provare direttamente dal computer. Se io scrivo ping google.com, l'IP è uguale a questo, che eccolo qui, 172.217.21.78. Qui perché questo succede? Perché il ping non è abilitato. Nel prossimo video e nelle prossime slide andremo a vedere come si creano le access list dalla console e poi andremo a caricare la SDM per l'interfaccia grafica, che per molti sarà anche più facile. Però una delle cose belle del firewall Cisco è che si può anche programmare tutto tramite console. Vi devo dire con tutta sincerità che molte cose sono molto più veloci a farle con la console che dall'interfaccia grafica. Tanto che chi è abituato a usare la console, l'interfaccia grafica solitamente ha grossi problemi. Prima di lasciarvi, in descrizione lascio il link del blog dove trovate la configurazione, se la volete fare, e quindi poi potete iniziare eventualmente a creare il vostro piccolo laboratorio firewall. Ti ringrazio per aver guardato il video fino a qui e al prossimo.